In realtà, nella giornata di oggi era previsto un altro video e dovevo uscire la carriera allenatore, ma era assolutamente impossibile per me non parlare questa sera dell'Italia, perché per me la nazionale è qualcosa che va al di là di un semplice concetto calcistico, di un semplice sport, di un semplice passatempo. E entrando ancora più nel dettaglio, il mondiale per me è qualcosa di veramente importante e speciale, che si erge al di sopra di qualsiasi altra cosa che possa centrare qualcosa con il calcio. Ve lo dico subito, questo video sarà un po' strano, senza tagli, uno sfogo personale mio. Non mi avrete mai visto probabilmente, anzi, togliamolo il probabilmente, non mi avete mai visto in questo stato, non mi avete mai visto critico come sarò ora nei confronti di un allenatore, di una squadra, di una società, di una dirigenza, di un calciatore, di una tifoseria, di qualsiasi cosa. Non ho mai parlato in questo modo di qualcuno all'interno del calcio, ma sono deluso. Sono veramente deluso. Quindi spostiamo il video della carriera a mercoledì e cerchiamo di ragionare un po' tutti insieme su quello che è successo, sulle cause di questa disfatta, di questa apocalisse tavecchiana che è avvenuta, si è concretizzata. L'Italia dopo 40 anni, mi pare, dopo il 1900, non mi ricordo, 60, 50, 70, non mi ricordo neanche quant'è, se siano effettivamente 40 anni. Fatto sta che non si qualifica ai mondiali per la seconda volta nella sua storia. La prima volta è stato quando i mondiali si giocavano, il destino ha voluto anche questa cosa qua, in Svezia. La Svezia butta fuori l'Italia, la Svezia ci sconfigge per un gol a zero avvenuto all'andata, un autogol di De Rossi propiziato da un calciatore che questa sera si è anche fatto male, un brutto infortunio che l'ha costretto ad uscire dal campo. Partiamo dal presupposto che deve rimanere ben saldo nelle menti di chi comunque è deluso quanto me per questa serata. Io sono orgoglioso di essere italiano e non sarà sicuramente una partita di pallone a farmi cambiare idea nei confronti di questo mio senso patriottico. E ragionando per nazionale, salvo veramente poco. Questa gestione Ventura, in questi due anni di Ventura, salvo veramente, veramente, veramente molto poco. Mi sembra quasi superfluo ed inutile dirlo, ma dispiace soprattutto per quegli uomini e quei calciatori che ci credevano più di tutti, quel gruppo storico composto da Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Rossi, simboli, uomini veri e propri, con le palle, con i controcoglioni, con la voglia di vincere le partite, con la voglia di trasmettere a una nazione intera la loro voglia di fare bene, la loro ambizione, il loro coraggio, il loro entusiasmo. Vedere Buffon che piange al termine della partita è per l'ennesima volta un colpo al cuore. Si era verificato la prima volta in occasione dell'Europeo del 2012, in finale contro la Spagna. Buffon che piange. Si era verificato con le uscite premature ai mondiali, perché ricordiamocelo, dopo il 2006 l'Italia ha fatto schifo alla fase mondiale. Schifo, schifo, schifo. Prima con il Lipi Bis, usciti ai gironi, con la Slovacchia, con Quagliarella che torna da un brutto infortunio insieme a Pirlo e riescono parzialmente a cambiare la partita negli ultimi minuti di gioco. L'anno dopo, anzi 4 anni dopo, l'edizione successiva del mondiale, lo ricorderete tutti, il morso di Luis Suarez a Chiellini, la sconfitta col Costa Rica, la prima partita vinta contro l'Inghilterra, con il gol di Candreva e di Balotelli, che facevano sperare che un altro mondiale come quello del 2010 non si sarebbe più verificato. E invece, 4 anni fa, nel 2014, nell'estate del 2014, speravamo che sarebbe stato diverso nel 2018. Nel 2018 noi al mondiale non ci siamo neanche, non ci saremo neanche. Ci ritroveremo costretti a sederci sul divano, a guardare le altre squadre, a guardare le nostre rivali storiche, che in questo momento saranno super contente di questo nostro status, di questa nostra sconfitta, di questo nostro pareggio che è peggio di una sconfitta. Perché l'Italia di questa sera le occasioni le ha avute,
per tornare in vantaggio, per tornare a incastrare bene sui binari giusti una partita e una qualificazione che doveva per forza andare in questo modo. Perché io sono assolutamente d'accordo con Ventura quando comunque ragiona sul fatto, pondera sul fatto che l'Italia, questa Italia, non poteva accedere al mondiale se non attraverso il playoff, perché la Spagna è nettamente superiore e da quando ci hanno travolto Madrid per 3-4 gol a 0, non mi ricordo neanche quanti ce ne hanno fatti, questa squadra non è più stata capace di esprimere il suo essere superiore. Penso, adesso vado a memoria, ma dopo quella sconfitta addirittura credo che ci sia stata solamente una vittoria con il gol di Immobile per 1-0. Abbiamo pareggiato con la Macedonia con un gol di Chiellini, abbiamo perso con la Svezia all'andata per un altro gol di De Rossi, abbiamo pareggiato 0-0 questa sera con la Svezia, che non è mai stata pericolosa nel doppio confronto probabilmente addirittura, però il mondiale ci vanno loro. Questa sera abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato, ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato. Torniamo a casa con niente in tasca. E quando dico che sono d'accordo con il pensiero di Ventura, sono in disaccordo, in forte disaccordo, con il fatto che l'allenatore di una nazionale 4 volte campione del mondo possa andare ai microfoni e esprimere un concetto di questo tipo. Passa un messaggio negativo, passa un messaggio sbagliato, non solo alla tifoseria che giustamente ti critica, passa un messaggio sbagliato soprattutto ai giocatori, perché questa nazionale è composta da pochi veterani, che sono quelli che ho citato prima. Tutti gli altri sono giocatori che a livello internazionale, a livello di nazionale, a livello di competizioni internazionali e europee hanno avuto poco. Ci possiamo mettere Verratti, che all'andata è stato uno dei peggiori in campo, questa sera era squalificato. Ci possiamo parzialmente mettere Darmian, che sta giochicchiando nel Manchester United. Chi ci possiamo mettere? Immobile? No. L'unico momento in cui è andato fuori dall'Italia, Immobile ha fatto male. Prima Dortmund, poi Siviglia. E ottima un'esperienza, Torino a parte. Parola con la Lazio nemmeno. Quindi si fa presto. Gli unici che hanno giocato competizioni internazionali di alto livello sono Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, la BBC, De Rossi con la Roma. Nient'altro, forse Florenzi proprio con la Roma, ma comunque è un ragazzo giovane. E quindi questo messaggio che passa Ventura è anche un po' sconsolante nei confronti di questi ragazzi che per la prima volta si affacciano a una competizione così importante, perché il mondiale è la competizione più importante che c'è a livello calcistico. Senza il mondiale del 2006 probabilmente non sarei qua a parlarvi, non sarei appassionato di calcio come lo sono in maniera quasi viscerale in questo momento. E l'idea, la folle idea di poter andare ad assistere a una partita del mondiale del 2018 mi era anche balzata per la mente, ma ormai deve sciogliersi come neve al sole. Io, ed è una mia personale opinione, poi ovviamente voi potete non essere d'accordo con me, potete scrivere uno di questi nei commenti, così facciamo anche un brainstorming e cerchiamo di capire un po' tutti i punti di vista, tutte le idee, ma io la colpa l'addosso al 100% a Giampiero Ventura. 100 no, facciamo 99, perché ci mette in mezzo anche Tavecchio. Ai calciatori critico poco, perché dopo 2 anni che siamo partiti con un'idea di gioco, quella del doppio centravanti, Immobile e Berotti, in cui non sei quasi mai riuscito ad avere una partita in cui il doppio centravanti ha giocato bene, nel senso o giocava bene uno o giocava bene l'altro. Io fatico a ricordare a memoria una partita in cui Immobile e Belotti si sono trovati così tanto bene come facevano nel Torino proprio di Ventura, in quel 3-5-2 in cui entrambi potevano fare il centravanti, ma stiamo parlando di due giocatori che rispettivamente nella Lazio e nel Toro fanno quel tipo di gioco. La squadra gira solamente per farli finalizzare. In una nazionale in cui, ripeto, non hanno esperienza, non puoi andare a fare un gioco in cui nessuno dei due è al centro del progetto, perché loro hanno bisogno della squadra che gli giochi intorno, come quasi tutti i maggiori centravanti. Io due centravanti così di peso in una nazionale, scusatemi, magari dico una cavolata, ma aiutatemi sempre qui sotto nei commenti, non me li ricordo assolutamente. Nel 2006, quando abbiamo vinto il mondiale, stavano in panchina signori come Alessandro Del Piero, Vincenzo Iaquinta, Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi, perché dovevano giocare Toni e Totti,
con Perrotta dietro le punte, poi ogni tanto si cambiava e si poteva giocare a tre punte con Totti che faceva il trequartista e due centravanti, ma fatto sta che erano soluzioni, non dico di emergenza, ma contro squadre contro le quali te lo potevi permettere. A centrocampo c'era una qualità allucinante. Imbarazzante vedere come Gian Piero Ventura non abbia mai voluto decidere di credere nel giocatore italiano più forte in questo momento, Lorenzo Insigne, che questa sera neanche è entrato. Questa è stata la nazionale del 3-5-2, dove si ammassava la fantasia, l'estro, la tecnica, per la solidità, la concretezza e il voler portare a casa il risultato. Fallimento totale sotto tutta la linea. Anche andando a vedere le convocazioni di Ventura, soprattutto in queste due partite di playoff, salta all'occhio benissimo che di esterni offensivi ce n'erano tantissimi. Bernardeschi, Insigne, Candreva, Esharawi. Esharawi e Insigne sono due giocatori più in forma forse in questo momento, insieme ad Immobile, per quanto riguarda il reparto giocatori italiani. Quello, a mio modo di vedere, doveva essere l'attacco titolare di questa sera. Ma Ventura ha voluto portarsi nella tomba, e per tomba ovviamente parliamo a livello metaforico, la sua idea di gioco. Non ha voluto cambiare, non ha assolutamente voluto cambiare. È rimasto a vedere al suo 3-5-2, al suo 4-2-4, senza mai dare la possibilità agli esterni, che mai come in questo momento in Italia sono di valore, di tecnica, di fantasia, di corsa, di giovinezza, una voglia di giocare, di portare a casa il risultato, come quella che avevano El Shaarawy, Bernardeschi quando sono entrati, Florenzi ha sputato sangue questa sera. Bonucci ha giocato senza un ginocchio. Questi sono giocatori che il mondiale lo volevano fare, non per salvare Gian Piero Ventura. C'era addirittura la voce secondo la quale Ventura sarebbe stato esonerato comunque al termine della partita, sia in caso di qualificazione che di no. Io fatico magari a credere una cosa del genere, ma sicuramente, mentre sto registrando il video ancora non lo so, ma Ventura deve assumersi le sue responsabilità. Buffon è andato a parlare, dimostrando di avere i coglioni, i controcoglioni, di andare in televisione piangendo, quando poteva andare a battere il suo record di 5, no, mi pare 6 mondiali disputati. Nessuno come lui sarebbe stato. Buffon a quel mondiale non ci andrà. Buffon probabilmente non vincerà neanche mai la Champions League. Buffon ha un carisma e una voglia di vivere queste serate che è allucinante. Buffon ha sofferto tanto per queste cose in carriera. Buffon meriterebbe tanto di più. Buffon non ha vinto il pallone d'oro quando probabilmente forse poteva anche meritarlo nel 2006. Buffon non ha vinto la Champions prendendo 3 finali. Buffon non giocherà al mondiale del 2018 e non farà il record. E Buffon va davanti alla telecamera, davanti a un giornalista che continua a fargli domande. Tutti sapevano davanti alla televisione che quel giornalista doveva smetterla, doveva finirla, perché davanti a lui aveva un uomo che non se lo meritava, a cui bisogna portare tutto il rispetto del mondo. Mentre Ventura scappava come un coniglio, come un codardo davanti alle telecamere, quando sarebbe dovuto precipitarsi davanti al microfono del giornalista, annunciare le dimissioni in diretta televisiva e non presentarsi mai più, perché questo non allenerà mai più. Io non voglio mai più vedere Ventura neanche in Serie A, non si meriterebbe neanche una panchina di Serie A in questo momento. Ventura ha fallito completamente, ha sbagliato tutto, non ha avuto il coraggio di cambiare quando era chiaro, ovvio, evidente a tutti che quello che stava pensando era sbagliato. E non ha neanche avuto il coraggio di andare avanti alla telecamera ad ammettere i suoi errori. Quello che penso di Ventura è questo e mi dispiace. Nessuno potrà farmi cambiare idea. Sono deluso, sono arrabbiato, sono triste. Un insieme di emozioni che vanno tutte in un'unica direzione. E non è assolutamente quella del mondiale, ma quella opposta. Ancora una volta vi chiedo di scusarmi se non è uscita la carriera, ma questo video lo volevo fare. Di scrivermi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Scusatemi se il video è un po' pesante, perché sto vedendo che siamo intorno ai 14 minuti di registrato, ma credo di aver detto un po' tutto quello che penso sulla questione abbastanza spinosa. Spero di vedere presto le dimissioni sia di Tavecchio che di Ventura. E incrociamo le dita per i prossimi europei nel 2020, perché la prossima volta che vedremo una nazionale disputare una competizione così importante, purtroppo, sarà tra più di 2 anni. E già questo mi duole, mi fa male. 2 anni e mezzo senza vivere quelle grosse emozioni che possono dare solo un mondiale, un europeo. Tutto questo per colpa di Gian Piero Ventura.